inutile spiegare dove siamo. Siamo davanti a Giambologna, ma anche davanti a un altro Nettuno della celluloid bolognese. Eccoci qua. Renato De Maria, eccolo qua, tornato a Bologna. Da quanto è che mancavi a Bologna? Un paio d'anni. Cioè, da 2 anni che non venivi a Bologna? Sì. Che ti passa per la mente? Cioè, Roma è così bella? Beh, Roma, oramai c'ho la mia famiglia, c'ho la mia vita, eccetera. E poi non avevo occasione, devo dire, per venire a Bologna. Cioè, avrei avuto bisogno di un'occasione. Eccola l'occasione. L'invito di qualcuno, eccetera. Non ti invita più nessuno. Non mi invita più nessuno. Ah, mannaggia. Quindi allora, tocca fare dei film e venire a Bologna a presentarli. Sono obbligato a far film per venire a Bologna e rivedere la città. Oggi incontri gli studenti del Damasco a Bologna, sì. Poi ci sarà la proiezione del film. Titolo, durata... argomento, vai, così. Dunque, il titolo è La prima linea, certo. La durata è 140 minuti, titoli inclusi, e l'argomento con Riccardo Scamarcia e Giovanna Mezzogiorno, tratto da un libro di Sergio Seggio che si chiama Miccia Corta, scritto con Sandro Petraglia, Ivan Cotroneo, Fidel Signorile, mia regia, produzione Andrea Occhipinti e Jean-Pierre e Luc Dardenne per il Belgio e con produzione francese. Titoli di testa perfetti. Io chiaramente sono anche un po' imbarazzato a tenere in mano, non è una telecamera, però sono regista sei te. Quindi adesso fra un po' te l'affido anche, così, visto che siamo in Piazza Maggiore, ci fai vedere come si gira in Piazza Maggiore. No, io questa cosa mi piace fare l'attore, sai che ho fatto anche l'attore. Sì, dici dove, dicelo. Aprile. Sì, con Nanni. Una scena Moretti. Che è stata definita Instant Cult di Nanni Moretti e poi Il Caimano di Nanni Moretti e una piccola apparizione nel film di Virzì. Ci tengo tanto perché mi sono divertito assai. Anche i registi vogliono poi andare davanti alla scena impresa, non solo dietro. Qualche volta. E per gli internauti, si chiamano così, più giovani, sappiate che questo è un film che insomma fa un salto indietro nel passato, si parla degli anni 70-80, nel caso specifico 80, primi anni 80, 82. Sì. Raccontiamo una domenica del 3 gennaio 1982 in cui Sergio Seggio va a liberare la sua donna Susanna Ronconi che è detenuta nel carcere di Rovigo e quindi in questa giornata lui ha messo insieme, siamo alla fine del terrorismo, sì. Le organizzazioni armate sono state quasi tutte sgominate, Seggio è uno dei pochi latitanti rimasti liberi e decide di andare a liberare la sua donna con un gruppo di terroristi, anche loro fuoriusciti da varie organizzazioni. Si parte alla mattina alle 7 da Venezia e si fa questo lungo viaggio nel Polesine, lungo perché si tagliano, non si fanno le strade principali, per arrivare a Rovigo alle 3.25, ora fissata per l'esplosione che si è già preparato per far saltare il carcere, il muro del carcere Rovigo, entrare dentro al carcere, andare a prendere appunto Susanna e altre tre terroriste e liberarla. Questo in sostanza è l'unicum narrativo, diciamo, una giornata dall'alba al tramonto. Durante questo lungo viaggio che fanno queste macchine nel Polesine, io racconto, ricostruisco la biografia di questi due protagonisti, appunto di Sergio e di Susanna, e ricostruendo la loro biografia ricostruisco anche alcune pagine estremamente complesse, tragiche, difficili dell'Italia di quegli anni, insomma. Di quegli anni, anni di piombo. È bravissimo il regista che guarda anche in camera, fantastico. Senti, ma diamo un consiglio, io no, penso un po' ai più giovani, perché i più giovani spesso e volentieri sono un po' confusi rispetto a quegli anni lì, confusi, no? E gli vuoi suggerire un paio di testi che possano aiutarli, un paio di letture che possano aiutarli anche a capire meglio quel periodo? Guarda, mi cogli di sorpresa perché adesso dei testi ad hoc, innanzitutto si può entrare io cerco in qualunque... di cogliere sorpresa, è ovvio, certo. No, scherzando, no. Uno pensa che film hai visto, invece no, dei testi. Poi, se vuoi... io ho letto più di 40 libri per preparare questo libro insieme agli sceneggiatori, ce ne sono molti molto belli, io consiglio di andare in libreria, ogni libreria oramai ha uno scaffale dedicato al terrorismo, ce ne sono di diversi tipi, sia memorie di ex terroristi, però anche ricostruzioni condotte molto bene da alcuni giornalisti, hanno fatto delle ricostruzioni molto belle di quel periodo, ce ne sono tanti, da storie di lotta continua a storie, a quel libro di
vabbè, lasciamo stare, andate in libreria e guardate un fantastico, film. Perfetto. E guardatevi, ce ne sono veramente tanti, molto Bianconi, ecco, libri Bianconi, libri di Fasanella, sono tutti due ottimi storici del terrorismo. Bianconi e Fasanella hanno intervistato parecchi terroristi quando erano in carcere. Poi c'è una ricostruzione molto bella, Vita in sospeso, tra Faglia e Novelli, un libro bellissimo dove loro sono andati in carcere a Torino alla fine degli anni, all'inizio degli anni 80, appena questi terroristi erano stati quasi tutti incarcerati, e ricostruiscono un po' le loro biografie, tutte le storie di questi ragazzi che allora avevano meno di 30 anni. Ai ragazzi io consiglio di andare a vedere questo film perché prima di tutto parla di ragazzi che allora avevano 20, Sergio Seggio aveva 25 anni quando ha compiuto questo atto, e la Ronconi qualcosa di più, e i ragazzi che componevano stavano tutti sotto, abbondantemente sotto i 30, addirittura ce n'erano alcuni di 21 anni, 20 anni eccetera. Allora la mia domanda era proprio quella: com'è stato possibile in quegli anni che ragazzi che avevano 20 anni potessero decidere che per cambiare il mondo era giusto andare a ammazzare o comunque ferire delle altre persone? Al di là dell'ideologia di tutti, ho fatto una discesa nella coscienza di queste persone raccontando sia gli omicidi che loro hanno commesso, però anche un po' cercando di respirare l'atmosfera che respiravano loro, respirare il quotidiano che respiravano loro per capire, però oltre che capire, io facendo cinema ho costruito anche un racconto di grande tensione, certo, narrativa, chiaramente, perché dentro a una griglia in cui c'è una storia di evasione c'è anche la ricostruzione di appunto della vita, di alcuni episodi della vita di questa organizzazione che era prima linea, la seconda più grande dopo le Brigate Rosse. Assolutamente, insomma, e capire un po' l'atmosfera, del resto l'atmosfera di molti giovani. Tu all'epoca comunque eri non un lottatore armato, ma però comunque un po', anche tu mostravi i muscoli, lottavi un pochino, sì, nel senso politico, voglio dire, no? Bologna, 77, insomma, sappiamo... Per motivi generazionali allora non potevi fare a meno che occuparti di politica. Era impossibile non farlo. Io avevo 18 anni nel 77, facevo parte di Lotta Continua, facevo parte anche del servizio d'ordine di Lotta Continua, quindi certamente... Servizio d'ordine? No, guarda, perché cioè, vabbè. Degli studenti medi, degli ecco, non per contro i compagni del PC che magari no, dico servizio d'ordine del movimento, insomma, doveva essere abbastanza, ma sai, allora no, vabbè, c'era un momento molto caldo, certo, della vita politica in generale, la politica si faceva nelle strade, nelle piazze, allora, ecco, che non lo vedo come una cosa negativa. Ma tu ricordi, hai dei ricordi dell'assemblea famosa, insomma, al Palazzo dello Sport, quando ci fu un po' la spaccatura, sì, del movimento, con quella giornata piuttosto pesante, insomma, a Palazzo, beh, credo Paladozza, che ancora in quei mesi lì si è giocata la partita un po' anche per tutta Italia, anche per l'Italia di adesso, perché appunto dalla politica si è passati alle armi, visto che la politica appunto aveva fallito e come movimento e come, sia per la chiusura dello Stato che non ha voluto dialogare col movimento, certo, sia per una sorta di passo indietro del movimento che da istanze politiche è andato verso appunto alcune minoranze, alcune minoranze, è andato verso la scelta della lotta armata, le parole sono finite e si è passato ai fatti. Ai fatti. E quindi molti di noi, me incluso, ha vissuto un momento di disillusione, di distacco dalla politica, che poi per me si è tradotto nella passione per il cinema. Tu già giravi però, Io già giravo, cominciavo, sì. Beh, hai girato in quei giorni lì qualcosa, in quei mesi, così, hai qualche bel documento storico oppure no? Diciamo la verità. Allora, come no? Comunque era un'altra epoca, allora non si girava quasi niente, non c'erano le macchinette di stai girando adesso. Allora per girare dovevi avere delle telecamere enormi, cosa che avevano pochi. Non ci sono molte immagini filmate da dentro il movimento, perché ovviamente la questura ne avrà sicuramente. Ce ne sono alcune di Ambrogio Vitali e di Bologna, che si chiamano Dodo Brothers e Ruggeri, che però molto materiale è andato perduto, perché era materiale su nastro magnetico che è andato perduto. Io per fare il trasloco, che è il mio primo film, avevo utilizzato alcuni di questi materiali di repertorio. Per fare questo film invece mi sono dovuto basare esclusivamente sugli archivi RAI e quelli sugli archivi RAI, diciamo, cioè i telegiornali, certo, i servizi, i pezzi di
cronaca, ecco, insomma, certo, che facevano allora. Hai citato il trasloco, ecco, questo è un altro film da vedere d'antano, ormai 30 e passa anni fa, ma è sempre significativo, via Marzini, Bifo, vabbè, insomma. È poi... la Cineteca, l'unica copia in 16 mm la conserva, ecco, la